difficile da definire. Ada sono tante Ada. C'è l'Ada della famiglia, c'è l'Ada della Lua, c'è l'Ada che si occupa di scrittura, c'è l'Ada che si occupa di internet, quindi è molto difficile capire chi è esattamente. Infatti molto spesso quando mi chiedono, dice cosa fai, io dico ma da dove cominciamo? Non saprei mai esattamente spiegare chi sono e che cosa faccio. La scrittura è qualche cosa che è molto importante per me. Innanzitutto la scrittura per me è una tecnologia, è qualche cosa che serve per tirare fuori delle altre cose. La scrittura è un mezzo che serve per conoscermi, conoscerci e conoscere gli altri. Ed è un mezzo, è un qualche cosa, come l'automobile ti serve per andare da un posto all'altro, la scrittura ti serve per riuscire a esprimere qualche cosa, esprimere dei concetti, delle sensazioni, delle emozioni, e quindi la scrittura secondo me è proprio questo. La scrittura è tutta scrittura, su di me, sugli altri, degli altri, sono tutte sfaccettature della stessa cosa. A me piace anche la scrittura della persona che viene a fare un laboratorio alla quinta elementare e comunque scrive, ed è bellissimo perché comunque la scrittura è sempre qualcosa di spontaneo, perlomeno nei laboratori autobiografici, insomma, non è una scrittura ricercata, è una scrittura che rivela profondamente quello che è dentro qualcuno. Mi piace scrivere, qualche volta mi piace quello che scrivo, qualche volta non mi piace per niente, allora non strano, però non butto mai via niente, anche le cose che non mi piacciono le metto da una parte, poi magari fra un po' mi piaceranno, non lo so, può darsi, chi lo sa. La persona che mi ha dato forse l'imprinting più forte è stato mio padre. Mio padre era maestro elementare, mi ricordo che faceva lezione a casa e io stavo lì con lui mentre lui faceva lezione, e le prime lezioni di grammatica e di sintassi me le ha date lui prima ancora della scuola. E lui è stato una scoperta e un innamoramento tardivo. come tutti gli innamoramenti tardivi sono pazzi, sono furiosi, no? E quindi sono totali. E scrivere sul web è importante perché non sai mai a chi ti rivolge. No, è importantissimo questo, io sono abbastanza prudente quando scrivo sul web, perché in effetti non sai mai a chi ti rivolgi, chi ti legge, non si sa. Io sono una persona molto, molto, molto curiosa, sono una persona che se vede qualche cosa deve andare a capire che cos'è e cercare di capire quello che sta succedendo. Può darsi anche che un domani, non lo so, trovi qualche cos'altro che mi piace. Oggi per esempio ho scoperto quello che è l'editoria elettronica, gli ebook, i tablet, gli smartphone, tutte cose che mi affascinano moltissimo, perché anche questi sono territori in un certo senso inesplorati. E Anghiari è la mia seconda patria, praticamente. È il posto dove ho trovato una parte di me, o cui si è rivelata una parte di me, e quindi è un posto in cui torno sempre molto volentieri. Io non abito ad Anghiari, però ci vengo spesso, e quindi secondo me è un posto dove mi ritrovo e ritrovo delle persone che mi piace ritrovare, insomma, quindi in cui sto bene.